letto il suo articolo. A dire la verità, me lo hanno letto. Capisco. Li chiamano cateratte. Riporta la vecchiaia. Un bel giorno ti calano sugli occhi e non ci vedi più. Veramente adesso con una piccola operazione basta eliminarla, no? Voi parlate come mio figlio, tutti uguali voi giovani. Avete la smania di cambiare le cose, anche la natura. Alla mia età gli occhi non servono più. Alla mia età uno ha già visto tutto quello che c'era da vedere e allora tira giù le tende e si mette al fresco. Quando uno è giovane invece è diverso. Bisogna avere gli occhi buoni, altrimenti si rischia d'antrupicare. Voi ci vedete bene? Perché mi fa questa domanda? Nel vostro articolo voi dite che qui c'è una guerra intestina. Non è così? Non è così in questo caso. Dovreste scriverlo, farlo sapere. Ma tutti quei morti ammazzati? Vi posso dire solo che non è quello che pensate voi. Allora, se non è una faida, se non è un regolamento di conti, di che cosa si tratta? Ogni domanda alla sua risposta. Infatti io cerco una risposta. La state cercando nel posto sbagliato. Se la cercate qui da noi, non la troverete mai. Guardate laggiù, ci sono delle donne. Stanno facendo il bucato. Lavano i loro panni sporchi in quell'enorme giarra con cenere e frasche di mirto. Ogni popolo ha le sue usanze, ogni stato le sue regole, le sue leggi, i suoi sistemi. Chi sta ammazzando quella gente usa un sistema diverso da quello usato da queste parti. Si vede che è un altro stato, nello stato, ma non è il nostro. Qui da noi si usano ancora armi che non arrivano lontano, armi antiche, di quando gli uomini erano più piccini. Scusami se arrivo così all'improvviso. Arrivi o stai per ripartire? Beh, veramente sto per ripartire. Il tempo di un saluto. Ho l'esame alla fine del mese. Ah, allora vieni a Roma.
riscatto verrà consegnato domani notte. Tanzi sarà con me, però non deve sospettare nulla, altrimenti... Tranquillo, andrà benissimo. Sembrerà del tutto casuale. E l'avete preso poi l'altro bandito, quello sfuggito all'agguato? No, ma sappiamo già chi è, il cugino di Torrisi, quello ferito. E come ci sei arrivato? L'ha detto Torrisi stesso. Sei riuscito a farlo parlare. E attento. Sai, quando seguivo i tuoi corsi, io prendevo sempre degli appunti. Beh, negli anni io me li sono sempre andati a rileggere, li ho trovati di grande aiuto. Un uomo come te era molto utile alla magistratura, non dovevi andartene. Caro Domenico, tu sei ancora giovane, ma un giorno ti accorgerai che tutto il tuo entusiasmo non serve a nulla e sono inutili tutti i tuoi sforzi per mettere un po' d'ordine, fare un po' di pulizia. Siamo malati, il reato è una consuetudine, i delinquenti dei privilegiati. E allora a un certo punto comincerai a sentire una sensazione di vomito prima di entrare in aula. Ecco. Ciao, ci rivediamo. Ciao. Ho un freddo qui. E pensare che a Roma c'è il sole. Lasciare le bambine da sole. Ma è stato solo un attimo. Dai, dai, che devo fare un sacco di giri ancora. Passiamo a vedere quel Rolex. Thank you.
chiamate un'ambulanza. Venite, bambine. Andiamo via. Ma che è stato? Non lo so. Qualcuno che si è sentito male. Se vai da lui, fatti l'antirapida, morde. Ma che è successo? Mi ha buttato giù dal letto. Ma che ne so, è nero che più nero non si può. Ah, coraggio, vieni, vieni, vieni. Guarda, guarda, leggi, leggi. Guarda quanti sono. Questi sono tutti i telegrammi di protesta per il tuo geniale articolo sull''Ndrangheta. Non ti dico poi le telefonate. Se volevi fare casino, ci sei proprio riuscito. Hai finito? No, non ho finito. Lo sapevo che sarebbe arrivato a questo. Io te l'avevo anche avvertito. Ti ricordi, Marco? Stai attento, perché questa volta rischiamo grosso. Un articolo in difesa dell''Ndrangheta non è roba da digerire tanto facilmente. Non è in difesa dell''Ndrangheta. Ma tutti l'hanno preso così, quindi è... quindi è come se lo fosse. Politici, guarda... magistrati, tutti. Lamberti, io ho soltanto detto che l''Ndrangheta non c'entra con questi delitti. Sì, ma hai anche detto che è troppo facile dare la colpa alla criminalità organizzata. Perché non è così? L'hai chiamata comoda pattumiera di tutta la spazzatura di questo sporco paese. Sì, era una provocazione. Provocazione, un cazzo. Tu hai offeso il senso comune della gente. Il senso comune della gente? Sì. Guarda qui, allora. Ne hanno ammazzato un altro. Colpevoli o innocenti stanno eliminando sistematicamente tutti quelli che hanno a che fare con i sequestri. Leggi, leggi. Non si tratta di omicidi, sono delle vere e proprie esecuzioni. Qui ci devono dire chi c'è dietro. Io dico soltanto che l''Ndrangheta non c'entra. L''Ndrangheta non c'entra. Allora chi diavolo è? Non lo so. Non lo so, Roberto. Andrea Barberi lascia il carcere per gli arresti domiciliari. Il primo passo verso la libertà definitiva. La libertà non si tratta, la libertà non si concede, la libertà si prende. Con queste parole Barberi commentò seccamente la sentenza che lo condannava a 25 anni di detenzione per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Tuttavia è uno dei pochi del suo gruppo che non ha mai sparato, uno dei pochi che non si è mai pentito, che non ha mai chiesto nulla allo Stato. Oggi lo Stato lo rimanda a casa. Barberi sembra veramente un altro uomo. Buonasera. Buonasera, Barberi. Ce ne andiamo su. Grazie. Una foto, Barberi. Buonasera. Guardi, da questa parte. Per il TG2, ecco, lasciatelo passare da questa per il TG2. Parte. Scusi, ancora grazie. Una foto, la prego. No, Barberi, per favore, ancora una foto. Può guardare un attimo. Grazie. Guardi in macchina. Una sola domanda, Barberi. Ecco. Per 14 così, anni, grazie. Tanti ne ha ascoltati, lei è sempre stato considerato un uomo irriducibile. Non ha chiesto nulla allo Stato. I suoi avvocati addirittura hanno rinunciato a qualsiasi cabina legale. Come mai oggi accetta gli arresti domiciliari? L'efficienza di una generazione dura 15 anni. Io ne ho passati 14 in carcere. Non credo di essere più di nessuna utilità. Grazie. Ancora in corso a Palazzo Chigi l'incontro triangolare tra politici. L'informazione? Sono Bonelli, mi passi De Rosa, per favore. Glielo cerco, dottor Bonelli. Sì? De Rosa, sono Marco. Senti, per Barberi, che cosa volete fare? Anche un'intervista? Non capisco, Marco. Qual è il problema? È successo qualcosa? No, no, non è successo niente, niente. Volevo soltanto sapere come vi regolate. C'è la Giannoli per Barberi. Fa tutto lei. Vabbè, scusa.
Marco Bonelli? Sì. Comunicazione giudiziaria. È per il processo del sequestro Lattanzi. Deve testimoniare. Mi mette una firma, per favore. Questo? Venga lei. Buonasera. Che sono venuto da noi i carabinieri. Lo sapevo. È inutile che ti levi la divisa, la faccia chi te la cambia e poi ti guardano, ma che guardano a fa? Rosi, avremo un ospite per qualche giorno. Signora o signorina? Perché? Che cosa cambia? Cambia, cambia, dottor. Per me cambia. E pure per voi. È una signora? Meglio. Così non chiede niente. E viene solamente per una cosa. Quanto tempo si trattiene? Ma non lo so, 4-5 giorni. Ho capito. E allora vuol dire che per una settimana non vengo. Così se per caso a questa signora piace, magari può restare ancora di più. Rosi, lei non ha capito un bel niente. Devo andare a Sulmona. La signora starà qui da sola. E lei deve fare in modo che si senta a casa sua. È una cosa seria, dottor. Una cosa seria con una signora sposata. No, è una vedova. Peggio. Attento, dottor. Una cosa è accadere nelle braccia di una donna. È una cosa accadere nelle sue mani. E se glielo dice una donna, ci può credere. Vado. Ok, ciao. Ciao. Dai, Genoli, dammi un passaggio. Sì, ma da che parte, scusa? Stai andando da Barberi? No. Sì. Stessa direzione. Senti, cara, volevo chiederti, ma tu sei fidanzata? Sì, insomma, hai un uomo, qualcuno? Beh, qualcuno sì, nel senso, non uno solo. Cioè, non mi vado a impelagarmi adesso, c'è tempo. Eh certo. Perché? No, perché fai bene. Come dici tu, per queste cose c'è tempo. Adesso bisogna pensare al lavoro, bisogna sgomitare, no? Ci tiene molto questo servizio. Tu che dici? Sì, sì, ci tieni, lo so. È una bellissima occasione per te. Che c'è, Marco? Vorrei andarci io da Barberi. Aspetta, lo so benissimo che ti tolgo il pane di bocca, lo so. Ma non è una questione professionale. È piuttosto una questione... Voglio dire, se c'è una persona indicata per questo servizio, in questo momento sei tu. Molto più indicata di me. Ma io devo vedere Barberi, ho bisogno di vederlo. Ma le credenziali? Quelle sono a nome mio. De Rosa... No, non è una questione di credenziali, ce l'ho anch'io. De Rosa ha detto che ce la possiamo vedere fra di noi. Insomma, dipende tutto da te, soltanto da te. Va bene, d'accordo. Grazie, Gemma. Però ti devo dire che mi dispiace. È giusto che tu lo sappia. Grazie. Anche perché non mi hai fatto nessuna domanda. Sì, però questa volta mi paghi in natura. Sono Bonelli dell'informazione. Sì. Si accomodi, credo. Grazie. C'è stato qualche cambiamento? Come? Mettiamoci qua che c'è più luce. Aspettavo... Avevo appuntamento con la signorina Giannoli, mi pare. Ah, sì. Sì. È stata dirottata su un altro servizio. Sono cose che succedono. Capisco. No, per me non c'è problema.
Bene. Di solito leggo i suoi articoli. Non deve avere vita facile. Nel suo mestiere, intendo. Quando uno cerca di fare le cose in un modo serio, beh, in genere non ha vita facile. Va così. Avevo preparato un caffè. Sì, grazie. Ho abitato con i miei genitori. Poi sono andato via di casa e non ho più abitato da nessuna parte. Sì. Sa, è di proprietà di una compagnia... Per favore, tre grazie. ...di assicurazione. Quei contratti che si trasmettono ai figli che durano una vita. È un appartamento molto grande. È molto grande. Sì, è spazioso. Poi c'è luce, pieno di rumori. E io non ci sono più abituato. Abiterà qui da solo? Ma... sì, credo di sì. Non lo so. 14 anni ti tagliano fuori da tutto. Corri il rischio di non riuscire più a guardare oltre quando torni fuori. Nei primi momenti vedi tutto sfocato. Ti senti intorpidito nei movimenti, nei pensieri. È vero, è una condizione molto comune oggi. Molti vedono sfocato. Pensano che è così che si deve vedere. Perché vedere chiaro a volte non ti aiuta. Anzi, finisce che ti complica. Devi rinunciare all'irresponsabilità, all'incoscienza. E sono mutilazioni gravi. Anche per un rapporto. Ma per fortuna ci sono delle eccezioni. Si trovano persone, intendo, che... E quando le trovi... Avverti subito l'affinità. È vero. Ma nelle mie condizioni non è poi così semplice. Non c'è più il mio territorio e quello degli altri. Ormai io sto nel territorio di tutti. Non ci sono più scuse per non decidere. Lei è molto sincero. Ecco qua. Queste sono le risposte... all'intervista propostami dalla sua collega. Mi aveva anticipato le domande. Avevo chiesto di rispondere per iscritto. Grazie. Allora, devo dirle che sono stato io a voler venire qui. Ma io questo l'avevo capito. Però ho apprezzato. Volevo vedere fino a che punto, dove arrivano i suoi sentimenti. Mi ha dato modo di capire dove sono i suoi. Dobbiamo però prestare attenzione a quelli di Sara. In fondo è lei che decide. Piacere. Piacere.
d'accordo, signor Francini. Va bene. È l'ultimo posto dove pensavo di incontrarti. Sono venuto qui per vederlo da vicino. Potevi farlo in carcere, bastava chiedere un'intervista. Adesso è diverso. Perché fuori? Senti, non mi venire a dire che non cambia nulla adesso fra di voi. O sei qui solo per lavoro? Non cambia niente fra me e te, Marco. Questo è probabile. E neanche tu sei qui per lavoro. Ma chi ha detto questo? Io ho detto che sono venuto qui per vederlo da vicino. Tu sei venuto qui a vedere te stesso, Marco. Lui non c'entra, sei venuto qui a spiare i tuoi sentimenti, non i suoi. Va bene, non ce l'ho fatta, mi è venuto spontaneo. Ma cosa vuoi da me? È bello il modo in cui ti guarda Angela. Non capita tutti i giorni da una donna così. Lasciati guardare senza problemi. Marco, niente sensi di colpa. Io e te non ci dobbiamo niente, l'hai detto tu. E comunque vada fra me e lui. Il tuo rapporto con Angela non c'entra. Pronto? Pronto, Rosy. Chiamo da Somona. Come va? Tutto bene? Tutto bene, dottor. Senta, volevo sapere com'è arrivata la signora. È arrivata col taxi, dottor. Come doveva arrivare? Va bene, Rosy. Me la passa per cortesia? Non posso, dottor. Sta sotto alla doccia. Dottor, vi devo dire che è proprio caruccia. Rosy, ma lei non stava dalla parte della signora Sara? Io? Sì. Però adesso... Adesso? Ma che ne so, fate dire moll, vi cercate e non vi trovate, e quando vi trovate fate finta di niente. Ma non si può stare così tutta la vita, dottore, voi ultimamente non siete stata tanto appressa alla signora Sara. E quella naturalmente si distrae, è naturale. Ma che vuol dire, Rosa? Io non voglio dire niente, voi piuttosto che cosa volete sapere. Che poi, scusate, non mi sembra proprio il momento. Eccola, è uscita adesso. È il dottore! Ecco, vi lascio. Marco. Ciao. Ciao. E allora, niente, io ho cercato di aspettarti, ma non coincidevano gli orari. Non importa. Preferisco conoscere la tua casa senza di te. Ma l'udienza è sempre per domani? Sì, dopodomani sono a casa. Senti, da dove parli? Dall'ingresso. Ho addosso il tuo accappatoio. Che fai, esci? Fra un po' credo che andrò all'università. Poi torno a casa a studiare. Rosy mi prepara la cena. E tu? No, io niente, adesso mangio un boccone con De Rosa e... Dovresti vederlo. È preoccupato. Sembra che deve deporre lui. Sai che sono contento? No, nel senso che... Insomma, ti fermi qualche giorno dopo l'esame? Non lo so. Forse. Magari ne parliamo quando torni. D'accordo. Mi chiami domani dopo l'udienza? Sì, no. Ti chiamo stasera, dopo cena. Va bene. Ciao. Preoccupato? Sì, si vede, eh? Insomma. Allora, Bonelli, che ci dici? Ragazzi, abbiate pazienza. Quello che c'era da dire l'ho scritto, no? Vabbè, due parole, sì. Tanto per montare un pezzo. Se non ci diamo una mano fra noi. Sì, ma se dice tutto a voi, poi al giudice cosa racconta? Pinocchio? Va bene, Bonelli, ma secondo me tu ti stai montando la testa. E secondo me tu stai rompendo le palle. Vabbè, non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego, si sieda. Lei è il tenente dei carabinieri Giovanni Caputo? Sì, signore. Fu lei ad effettuare la cattura insieme ad altri suoi tre colleghi dei due imputati nella notte tra il 2 e il 3 novembre? Sì, signore. Vuole raccontare a questa corte come si svolsero i fatti? Sì, dunque,
Lungo la strada intercettammo la macchina dell'ingegner Lattanzi ed il suo consulente, il dottor Malva, e ci sostituimmo a loro. Due dei miei uomini si nascosero nel portabagagli del BMW, mentre io ed il capitano Scoditti ci sedemmo avanti. Giungemmo fino alla fiumana di Salinelle. A quel punto sentimmo tre sassolini sul tetto della macchina, capimmo che era il segnale e quindi aspettammo. Infatti, dopo un po' arrivarono due uomini armati ed incappucciati. Lei intuì subito che si trattava di due dei sequestratori che venivano a ritirare il riscatto. Opposizione, signor Presidente. Formuli la domanda in maniera diversa. Sì, d'accordo. Che cosa pensò in quel momento? Che erano i due emissari dei sequestratori. E che cosa fece? Li catturammo. I due uomini nascosti nel portabagagli saltarono fuori con le armi in pugno e li bloccarono. Sono in quest'aula adesso? Sì, signore. Vuole indicarli alla corte? Sono quei due. Grazie, per me ho finito. A lei, avvocato. Dica, tenente, l'avevate con voi il denaro per il riscatto? Signor, sì. Lei ricorda se i due uomini armati incappucciati che lei identifica come i miei due clienti glielo chiesero? Non ebbero il tempo. Ma ve lo chiesero o no? Opposizione, il teste ha già risposto. Indirettamente, presidente. Opposizione respinta. Allora, ve lo chiesero o no? No. Quindi voi li avete arrestati senza avere la prova certa che fossero loro gli emissari che aspettavate? Opposizione. Opposizione respinta. Risponda alla domanda. Noi abbiamo supposto che fossero loro. Ah, l'avete supposto. La corte ha sentito. L'hanno supposto. È tutto, tenente, grazie. Può andare, tenente. Prosegue, presidente. Ci sono altri testi da sentire? Sì, signor presidente. Chiama a deporre il dottor Marco Bonelli. Marco Bonelli. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Dottor Bonelli, lei ha passato un breve periodo in Aspromonte, è vero? Sì. Ospite, diciamo così, dei sequestratori di Giulio Lattanzi, è vero? Diciamo per motivi di lavoro. Certo, abbiamo tutti letto il suo articolo. Riconosce qualcuno di quei banditi tra gli imputati? No. Vuol dire a questa corte come è riuscita ad avere contatti con dei latitanti? Mi dispiace. Mi devo appellare al segreto professionale. Lei sta tradendo la giustizia! Lei non è degno di stare in questa società! Si calmi, ingegnere! O sarò costretto a allontanarla dall'aula! Proceda pure. Lei si trovava a Rocca Calabra quando è saltata in aria la tomba di Giacinto Neto, è giusto? Sì. Ed aveva un appuntamento al cimitero con qualcuno, esatto? Sì. Per caso con Nicola Neto? Non lo so. Le ricordo che ha appena finito di giurare, di dire la verità. La ringrazio, certo. Allora, aveva appuntamento con Nicola Neto, sì o no? Le ripeto, aveva un appuntamento, ma non so se fosse con Nicola Neto. Noi sappiamo con certezza che Giulio Lattanzi è stato ceduto a una seconda banda di rapitori. È una prassi oramai divenuta costante tra le bande. E sappiamo anche che questo passaggio di mano è avvenuto più o meno mentre lei era in Aspromonte. Può confermarcelo? Non con assoluta certezza. Che cosa vuol dire, si spieghi meglio? Avrei potuto supporlo. Beh, è già molto. Allora può dire a questa corte se ne informò le autorità inquirenti? No. Perché no? Perché, ripeto, ho detto, era soltanto una mia supposizione. Sì, ma era una supposizione che avrebbe potuto essere molto utile alle autorità inquirenti. Con questa sua omissione lei ha finito per favorire i delinquenti.
E questo è un reato, signor Bonelli. Chiedo di trasferire copia del verbale dibattimentale al mio ufficio per procedere nei confronti del teste che ritengo reticente per reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale. Silenzio, silenzio! Proceda, capitano. Un momento. Ho parlato con il presidente dell'ordine. Siamo tutti d'accordo. Protesta univoca d'oltranza. Anche il Corriere con noi. Voglio anche la stampa estera, De Rosa. Già fatto. Grazie. Ho spedito gli avvocati a Sulmona. Hanno già inoltrato il ricorso al Tribunale della Libertà. Beh, non fate quella faccia. Sono gli incerti del nostro mestiere. No? Sarebbe questo Bonelli. Proprio lui. Prima di scappare come una lepre, quel figlio di puttana di tuo fratello diceva che eri uno in gamba, che lavoravi sì per i giornali di regime, ma che eri uno con i coglioni. Si teneva tuo fratello a questa faccenda dei coglioni, forse perché se li stava perdendo per strada. Vorrei starmene per i fatti miei, in pace. Avete sentito? Vuol starsene in pace. Tutti uguali voi Bonelli, tutti figli di puttana voi Bonelli. Lo sai quanto ci è costata a noi camerati la pace di tuo fratello Guido? 463 anni di galera ci è costata, tanto ci è costata. Allora chi ce li paga a noi tutti questi anni? Tuo fratello non può, chissà dov'è. Adesso ce li paghi tu che sei il fratello con i coglioni. Questo non si tocca. Ho detto, questo non si tocca.
Chi scutena un santo in Calabria? E che santo? Ci hanno comunicato adesso che hanno ritrovato il cadavere di Giulio Lattanzi. Entra la corte. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Sulmona, visto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve gli imputati dal reato di sequestro per non aver commesso il fatto e li condanna alla pena di anni due di reclusione per porto d'armi abusivo, concedendo la sospensione condizionale della pena e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. L'udienza è tolta. Ma che fai qua? Cosa intendevi dire esattamente quella notte quando hai detto c'è ancora qualcosa che si può fare? Come? Giù in Calabria una notte mi hai detto io credo che c'è ancora qualcosa che si può fare. Cosa volevi dire? Vuoi che andiamo in macchina? No. E va bene. Ti avverto però che dopo che avrai ascoltato quello che sto per dirti non potrai più tirarti indietro. Vuoi che continui lo stesso? Sì. Sono sette. Tutta gente che ha sgobbato duro per farsi una posizione, come te. Gente che non ne può più di subire i guasti di questo paese. Un giorno ci trovammo insieme, confrontammo le nostre esperienze e dicemmo: ma che razza di mondo è mai questo? Nessuno che faccia quello che deve fare. Nessuno che paghi per i delitti commessi. Allora decidiamo di fare qualcosa. Ci riunimmo nel mio studio e costituimmo un'associazione. I sette misero i capitali, io le mie conoscenze, la mia esperienza. La giustizia non punisce adeguatamente? Bene, lo facciamo noi. Proprio così. Io fornisco la documentazione necessaria. È uno specialista, esegue la condanna. Non posso crederci. Sei un imprenditore onesto. E vuoi anche essere un uomo onesto. Ma ti hanno ammazzato un figlio. E non sai più che cosa sia giusto e che cosa non lo sia.
Non potrai mai provare che t'ho detto queste cose. Però, se resti fuori, continuerai a tormentarti. Ti dico solo una cosa. Se non altro adesso... noi siamo in pace con noi stessi. Tu ci riesci. Hai bisogno di qualcosa? Dov'è? Ero da Perperi. Ci sono stata qualche giorno. Adesso sono tornata a casa mia. Mi sono presa un periodo di vacanza, devo riflettere. E poi c'è la tua situazione. Potresti avere bisogno di qualcosa. Dobbiamo avere sensi di colpa. Ci siamo dette una volta. Niente senso di colpa. Angela Sulmona. Nel mio stesso albergo mi ha detto di dirti. Sta cercando di avere un permesso per venire a trovarti. Salutarsi, il colloquio è finito. Fatti la barba. Si chiamano Mario Zecca e Umberto Durante. Hanno avuto l'assoluzione grazie a un cavillo della difesa.
da molto che fai questo lavoro? Sempre. Mi piace. È un bel mestiere. La gente la guardi da vicino. Però è delicato. Devi stare attento assai. Basta niente a rovinare uno per sempre. Lo sapete che ho un re della Francia? Non mi ricordo ma quale numero. Insomma, sto re si faceva fare la barba tutti i mattini. È onesti mattini. Si accorgeva che al barbere ci tremava la mano. Allora ci domandavo, perché tremi? E il barbere ci rispondeva che non era cosa di tutti. Avere sotto le mani la gola del re tutti i mattini. Uno sbaglio. Una minima distrazione. E la Francia poteva rimanere senza capo. Avete capito? Questo non è un mestiere come un altro. Conosci il seguito di questa storia? No. Ditemelo voi. La mattina dopo quella mattina, la testa del povero barbiere stava in un cesto con tante altre teste. E invece la testa del re stava sul collo del re. Morale. Bisogna stare attenti a chi si parla. E come si parla. Proprio questo volevo dire. Cadenza è una buona regola. Quanto ti manca? Ho quasi finito. Quando esci? Tu stai qui dentro per il sequestro Giorgi, credo. Per quello ho già pagato. Poi ho dato fuoco all'infermeria, io ho pagato. Poi tagliai la faccia a una guardia, io ho pagato. Ma mi resta solo un mese. Se esco mi fanno la pelle. E allora? Avete visto quei due del processo vostro? Ho letto il vostro articolo. Sono d'accordo con voi. La 'ndrangheta non c'entra. Io non lo so chi è, però li stanno ammazzando tutti. E sapete che vi dico? È meglio sentire l'umore di catene, casone e campane. E tu come lo sai? Voce. Sto posto è pieno di voci. Qualcuno l'avete sentita anche voi? Mi pare. Ecco servito. Che significa? Salga. Io spero che questa passeggiata le rinfreschi le idee. Sa, di notte non riesco a dormire. E allora lavoro. Mi dedico a quelle pratiche rognose, diciamo quelle più ostiche. È legale? È legale quello che sta facendo?
Io nel mio ufficio ho a ruolo 380 processi. Siamo in due più una dattilografa. È legale tutto questo? No, non è legale. Così come non è legale che lei continui a fare il suo comodo. Fate ridere voi che invocate la libertà di stampa, anche perché la invocate sempre e soltanto quando ne dovete abusare. Non è che io ne sia contrario, no. Ma che ci sono delle precedenze, per Dio. E la lotta alla criminalità viene prima. E infatti è messo dentro me. E ci resterà ancora per lungo tempo. Finché non mi dirà com'è arrivato in Aspromonte e chi le ha procurato i contatti con i banditi. Lei spreca tempo. Non ho parlato prima e non parlerò adesso. Meno che segreto professionale per segreto professionale. Io le dico tutto quello che vuole sapere. Ma lei mi deve dire chi è che ammazza tutte le persone coinvolte nei sequestri, colpevoli o innocenti. Che cazzo dice Bonelli? Lei vaneggia. Lei non è in grado di dettare condizioni. Va bene, ammettiamo pure che lei abbia scritto questo articolo per essere originale. Va bene. Tutti hanno diritto di arrampicarsi come possono nella vita, no? Ma uno che copre in tribunale l'Ndrangheta o è lautamente pagato o è fuori di testa. Sono omicidi scientifici, puliti. L'Ndrangheta non ammazza in questo modo. O ha cambiato metodo e non vedo il perché. Oppure ho ragione io. E se ho ragione io? Non c'è un giornale, uno, né un suo collega che abbia raccolto quest'idea irresponsabile. Nessuno. Lei è solo Bonelli. Sì, è vero. Anzi no, siamo in due. Io e il mio barbiere. Appena giunta in redazione. Cosimo Salento, detenuto nel carcere di Sulmona, durante la sua traduzione a carceri nuove di Firenze, è stato strangolato da un ergastolano che viaggiava con lui nel cellulare. Non si conoscono altri particolari sull'omicidio e il riserbo delle autorità inquirenti è totale. Si pensa comunque a una vendetta trasversale maturata negli ambienti dell'Ndrangheta calabrese, di cui Cosimo Salento faceva parte. L'uomo, 44 anni, aveva quasi del tutto scontato la pena detentiva. Lascia moglie e un bambino. E adesso ci spostiamo a Pescara, da dove ci giunge un servizio sulla chiusura di un ufficio postale, quello di via Mario Pagano. Vediamo.
Ancora sbarrate le porte dell'ufficio postale di via Mario Pagano. I locali erano stati chiusi mesi fa per lavori di ristrutturazione all'interno, ma i lavori sembrano non avere mai fine, o forse sono stati addirittura interrotti. Quindi ci sarà ancora... Senta, posso fare una telefonata? Certo. Per un amico, questo è l'altro. Superiore, ho un mio amico che deve fare una telefonata. Avete pericolosa che dovesse attraversarla a piedi, specialmente se si tratta di una persona anziana. Sono infatti... Pronto? Marina, sono Marco. Stammi bene a sentire. Voglio delle informazioni sul giudice Santo Stefano. Tutto quello che riesci a sapere. Passato, presente, ambienti che frequenta, amici. Voglio sapere tutto, anche quello che non si sa. Messaggio ricevuto. Io comprendo la vostra sorpresa, signori. Ma credetemi, io ho riflettuto a lungo prima di giungere a una determinazione del genere. Del resto non vi avrei convocato con tanta urgenza se il caso non lo avesse richiesto. Questo signore rappresenta una reale minaccia per la sopravvivenza stessa della nostra associazione. Del suo colloquio con il giudice Santo Stefano io vi ho riferito nell'altro nostro incontro. Ma non è Santo Stefano che ci preoccupa, so come controllarlo. È l'ostinazione di questo signor Bonelli. Di ipotesi in ipotesi potrebbe avvicinarsi alla verità e sbatterla sui giornali. Vi lascio immaginare le conseguenze. Ma quali conseguenze, dottor Malva? Ha sempre sostenuto che il meccanismo, peraltro da lei stesso ideato, è inattaccabile. Ma certo che... Allora perché Bonelli, anche se giungesse alla verità, non avrebbe alcun elemento per sostenerla. Rimarrebbe un'ipotesi, suggestiva, interessante, ma solo un'ipotesi. Così stravagante da risultare assurda. Il nostro statuto. Appunto, il nostro statuto si pone e ci impone una finalità ben precisa, univoca. Non mi sembra il caso di ricordarlo. Gente come Bonelli, che scrive in difesa di una piaga sociale come l'Andrangheta, che si rifiuta di collaborare con la giustizia sbandierando la libertà di stampa, è destabilizzante come, se non peggio, un comune criminale. Allora perché non un politico corrotto, un funzionario negligente, un impiegato assenteista, un medico venale? No, dottor Malva. Non possiamo colmare tutte le lacune di uno Stato che è quello che è. Ma dobbiamo risolvere un nostro problema altrimenti insolubile. Anche parlando in termini strettamente economici, noi abbiamo fatto un investimento pari al costo totale del fenomeno sequestro. Non possiamo e non vogliamo andare oltre. Credo che siamo tutti d'accordo. Casa Bonelli. Rosy, sono io. Lo liberano. Come? Lo liberano, esce. Oh, signora Sara, che bella notizia che mi date. Senta, Rosy, non ma è io caso. Ero sicura. Ma... Rosy, volevo sapere... Me lo immaginavo. Per favore, Rosy, volevo sì. sapere. Volevo sapere... Proprio se stamattina signora... pensavo... Rosy, vuole stare no, zitta dicevo, un attimo. Proprio stamattina... C'è ancora la signora? C'è la signora? Sì. Me la passa, per favore. Eccola. Gliela passo subito. È la signora Sara. Grazie. Prego. Sara? Angela? Sì? Angela, è fatta, è fatta! Come? Sì, il Tribunale della Libertà. Il Tribunale della Libertà? Lo rilasciano, esce. Quando? Domattina. Ma lei è in partenza? Ah. Beh, se rientra domani, non lo so, l'aspetterò. Gli farà piacere. Mm. A presto, Angela. Grazie. Thank you.
avere preso tutto. Non lo so. Ma per me questo viaggio in treno è una mazzata. Perché? L'aereo va bene per chi ha fretta. Io devo tornare a casa. E preferisco tornarci dolcemente. Voglio rendermi conto. Ma di che? Di che cosa, Angela? Tu sei arrivata e io sono partito. A Sulmona non ci siamo visti, anche se Sara ha fatto l'impossibile. Adesso ritorno a casa. Tu riparti. Voglio dire, è rimasto tutto... tutto sospeso. Tutto qua. Nella testa. Parte fra 45 minuti. Certo, Sara, io faccio quello che voglio della mia, abbiamo divorziato. Ma ti assicuro che ho già abbastanza problemi. Adesso sono stanco, Sara, sono molto stanco. E infatti qui non sono solo. Sì, c'è anche. Ha cambiato idea. Dico che ti chiamo. Ti chiamo. Buonanotte. Ciao. Dunque, vediamo un po'. Ma dove sta? Questo... Ah, ecco. Questo Santo Stefano è uno che ha in mano le indagini dei sequestri più importanti. Però è stato uno dei magistrati che più ha spinto per far passare la linea dura. Sposato, senza figli, niente amici. Un tipo tenace, ostinato. Capace di lavorare anche 24 ore su 24. Comunque da studente Santo Stefano non è che fosse tanto brillante, perché dopo la laurea ha tentato diverse volte il concorso in magistratura e praticamente era la negazione. Dicono che alla fine ci sia riuscito grazie all'intervento di un importante membro della commissione d'esame, un certo Emilio Malva. Ti interessa anche lui? Sì, sì, continua. Ecco, questo signor Malva è stato suo professore all'università. Ancora adesso continuano a vedersi e a frequentarsi. Pronto? Sì, sì, passo dopo. Allora, Santo Stefano di recente ha scritto un libro. Si chiama Magistratura Oggi. Pensa che nella presentazione Malva dice che sono entrambi sorprendentemente animati dagli stessi ideali, pur non essendo della stessa generazione. Ci sono altre notizie riguardanti questo Malva? Sì, abbiamo la scheda in archivio. Allora, Malva. Malva è uno strano tipo. Un personaggio pieno di contraddizioni. Di quelli che andavano giù a testa bassa. Evidentemente troppo bassa. Perché nel 70 il Consiglio Superiore della Magistratura tenta di ammorbidirlo. Di mettergli freni. E sai che fa lui? Molla la magistratura.
Si ritira al mare, sparisce dalla circolazione e non si fa più vedere. Posso? È tornato allo scoperto soltanto da poco. Ha aperto uno studio, un ufficio di consulenza e si occupa soprattutto degli interessi delle famiglie dei sequestrati. È per te, Bonelli. Sì? Ah, sì, Rosy. Mi dica. Ma certo che posso parlare. Ma quando? Grazie. Che c'è? Ah, Gianoli, per favore, tutti i recapiti di Malva, me li cerchi e me li lasci in segreteria, mi raccomando. Forse è meglio così. Finché ci rimane nella testa, stiamo tranquilli. Non succede niente. Niente dubbi, niente decisioni. Niente di niente. Però c'è. Rimane. Dove è venuto? Ma che vuoi? I documenti ce li ha? Non lo so. Me li faccia vedere, per favore. Non ce li ho. Non lo so dove cazzo. Dai, dagli i documenti, non forza! Li calma, anche lei, Non lo so, non lo so dove stanno. Lui i documenti ce li ha. Te l'ho dato il numero, no? Chiama?
Questa è quella stronza di mia madre che ha fatto la denuncia. Rompi i coglioni quando sto con mio padre. E dai, non mi guardare con quella faccia, chiama? È minorenne, lo sai o no che è minorenne? No, non lo sa. Non sa niente questo qui, l'ho conosciuto sul treno. Guarda che se non risponde ti do il numero dell'ufficio. L'hai conosciuto sul treno? L'hai conosciuto sul treno, eh? Sì, l'ho conosciuto sul treno, allora? Allora? Va bene, allora lei se ne può andare. Ciao. E attacca che a casa non c'è nessuno, chiama in ufficio, sennò qui facciamo notte. Cazzo Marco, stai bene, stai da Dio. Ho letto i giornali, pensavo che stavi col culo per terra, invece fai forte. T'ho visto sul marciapiede e ho pensato, chi gliel'ha detto che arrivavo? Poi ho guardato il finestrino e ho capito. Bella lei, è un poggio di collo, però bella. Che strano posto. Roma, dico, gira e rigira, ci ripassi sempre. È il culo del mondo. Rompono le scatole. Devono rompere le scatole per forza. Ah, questa è Silvia. Ciao, tu che fai? Vieni in Turchia con noi? E con gli altri, andiamo. Marco, per quelle lire che ti devo, quando ritorno, quando ripasso, sistemo tutto, azzero tutto. Ma dove vai? Che cosa stai facendo? Jay? Non sto facendo niente. Non c'è niente da fare, no. Senti, tu stai invecchiando, capisci? La cosa peggiore è che stai invecchiando. E sto invecchiando anch'io. Beh, non sei contento? Continuiamo a fare le stesse cose insieme, sempre, come sempre. E poi non è vero, perché io mi rimetto a posto. Io mi rimetto a posto. Scommetti? Che ti è rimasto da scommettere? Che cosa ti è rimasto? Jack, ti muovi o no? Di pazienza, come tutte le cose. Ma prima o poi tutti mangiano l'esca, se no che pesci sarebbero. Anche io la pensavo così. Ma non sono mai stato fortunato. Forse perché non sono un esperto. O forse perché i pesci con cui ho a che fare io sono più grossi. Squali. Lei sa com'è difficile. Me ne ha parlato una volta lei stesso, ricorda? Venga al sodo, Bonelli. I pesci sentono la sua voce e scappano. E io perdo il mio tempo. Che cosa vuole da me? Un'opinione.
Anzi, diciamo una consulenza. Dato che lei è un esperto in materia di sequestro. Lei sa che io ho un'idea tutta mia su come vanno le cose. Una costruzione assurda, fantastica. Come dice il suo pupillo, il dottor Santo Stefano. Sì, in effetti anch'io la trovo un'idea pazzesca. Ma per come vanno le cose oggi, non bisogna sorprendersi più di nulla. E allora dico perché no. Cioè mi chiedo chi è che paga questi killer professionisti? Chi ha interesse a tutti questi morti? Soprattutto quando l'interesse non è legato sempre a un fattore economico, come lei mi insegna. Perché il denaro non è un problema. Guarda, ha perso la preda. Lei mi ha chiesto un'opinione. E io gliela do gratuitamente. Forse lei ha ragione, Bonelli, forse lei ha visto giusto. Ma non le può più servire. Perché lei ormai è solo un'ombra. Non pensavo che si sarebbe disturbato proprio lei. I lavori più delicati li eseguo sempre personalmente. Malva aveva visto giusto. Era lei l'elemento da eliminare, dottor Bonelli. Troppo pericoloso. Però Malva ha chiesto la sua testa senza autorizzazione. E qui ha sbagliato. Io non posso permettermi di lavorare per qualcuno che non sta più alle regole del gioco. Prima o poi avrebbe potuto chiedere anche la mia di testa. A questo punto lei mi è più utile da me. È la mia polizza d'assicurazione. Ma lei perché mi dice questo? Il fatto che lei sappia mi assicura dagli altri. Gli altri chi? Scusate, signori. Mi trattengo un momento, solo un momento. C'è un problema grave che io vorrei assolutamente risolvere. E forse voi potete aiutarmi. Sì, proprio voi. Io so che vi riunite intorno a questo tavolo per decidere cose importanti. Questioni di vita o di morte. Il dottor Malva... Ma questa è la sua poltrona, suppongo. Credo proprio che dovrete provvedere a sostituirlo. Perché è morto. E beh, capita. Capita quando a volte uno per eccesso di perfezionismo costruisce una macchina così perfetta, così mostruosamente perfetta, che non ubbidisce più. Gli si rivolta e lo uccide. Certo, voi avete le vostre ragioni, vi hanno tolto dei figli, lo so. Non ne ho io, ma posso capire. Ma hanno le loro ragioni anche giù in Calabria, dicono... anch'io ho le mie ragioni, insomma abbiamo tutti ragione, tutti, buoni, cattivi. Ma i morti, ecco, che diciamo i morti? Sì, certo, possiamo anche dire che la colpa è della società, dello Stato. Di questo Stato malato, di questo degrado. Ma siamo noi la società. Ed è concepita così com'è questa nostra società, perché così com'è che noi la vogliamo. Ma appena toccano i nostri interessi, noi ne vogliamo un'altra, privata. Siamo pronti a diventare dei giustizieri, dei boia.
In pratica è come mangiare tanta di quella merda e poi protestare perché dentro ci si trova un capello, un pelo e... No, non può essere così. È tutto molto confuso. Ma come si fa? Come si fa a riconoscerli? Che faccia hanno i cattivi? Ecco, per questo sono qui. Per confrontare le nostre facce. Eh beh, perché non è mica che i cattivi hanno la faccia di un mostro, no? Vediamo un po'. Come può essere? Un mostro ha la bava alla bocca, ha gli occhi arrossati, ha le zanne, no? È pieno di peli. Ma non è così. Oh! Voi avete delle facce assolutamente normali! Come la mia. Come quella delle persone che stanno qui fuori. Io a volte mi vergogno, io. Sì, perché non succederà niente. Io non ho le prove per pubblicare. I morti non parlano, l'esecutore non ha né presente né passato. Noi uomini siamo come i meloni. Dal di fuori non si capisce mai come sono fatti dentro. Se sono buoni, se sono cattivi, se sono maturi. O marci. Un bel cazzo di guaio. Beh, succede. Uno gira, gira e poi si ritrova senza niente. A questo punto ho due possibilità. O cambio mestiere. O devo pubblicare una storia inventata. Oh, circa la prima possibilità. Puoi fare come credi. Sì, sì, hai l'età. Ma per quanto riguarda la seconda, ti ci vorrebbe una copertura. Facciamo testo croce. D'accordo.